Buon pomeriggio, vi dicevo amici della ringhiera, benvenuti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Libro Connesso, la nostra rubrica che parla di libri e letteratura. Vedete già dalla grafica che il libro è il nostro ospite questo pomeriggio, il libro di cui parleremo è I ragazzi della Via Pascoli. E nostro ospite, l'autore di questo romanzo, Pino Roveredo, che salutiamo subito. Ciao Pino, benvenuto. Tutti quanti, un abbraccio. Con noi anche il collega della ringhiera Angelo Di Neo e la professoressa Maria Claudia Salvaggio, in rappresentanza della rete di scuole Taranto Legge, che è partner di questa rassegna Libro Connesso della Ringhiera. Benvenuti. Ciao Maria Claudia. Buonasera a tutti, ciao, buonasera. Allora, Pino Roveredo è uno scrittore, anche se questo termine so che non ti piace tantissimo, No, non però è ecco, vero. sei stato già nostro ospite di Taranto Legge proprio nel 2020, a gennaio del 2020, in presenza. Quando ancora si potevano fare gli incontri così con affollati, bei tempi, insomma, presentarsi in quella circostanza, gennaio del 2020 ci vorrebbe un sassofono. Oggi invece parliamo dei ragazzi della Via Pascoli, come molti altri tuoi lavori, un romanzo autobiografico, ma di questo per una scheda introduttiva del lavoro, cedo subito la parola alla professoressa Maria Claudia Salvaggio della rete di scuole Taranto Legge. Ecco, ma Maria Claudia, volevo chiederti anche di dire due parole sulla rete di scuole Taranto Legge per chi ci segue. Sì, buonasera a tutti. La rete di scuole Taranto Legge è una rete di scuole superiori della provincia di Taranto che lavora per promuovere e incoraggiare la lettura, l'incontro con gli autori, facendo diventare il libro non un oggetto di studio, ma un qualcosa di interessante con cui incontrarsi, uno strumento per incontrare delle persone che sono appunto gli autori. Per fare Vogliamo questo, ricordare le scuole che sì. ne Per fanno parte? fare questo ci siamo con le scuole l'Aristosseno, il Maria Pia, di cui io sono un'insegnante, il Pitagora, il Liceo Artistico Calò, il Ferraris Quinto Ennio e credo di non averle. Da quest'anno si aggiunge anche l'Istituto Liside. Siamo un insieme di scuole che lavora sinergicamente ormai da molti anni. E il libro che vi vogliamo proporre stasera è veramente un libro delizioso. È molto diverso per chi ha già letto i libri di Pino Roveredo, che è un nostro amico, di cui abbiamo già presentato numerosi romanzi. È un libro un po' insolito, vero Pino? Un po' lontano da quello che è il suo modo di affrontare i temi sociali. Perché Assolutamente, comincia. Vero? Sì. assolutamente. Comincia come una fiaba, no? È strano come fanno le creature ad arrivare sulla Terra. Il padrone dell'universo rimescola in un sacco, pesca e spedisce. E qui comincia la storia di Pino e di suo fratello gemello Rino, che vengono da una famiglia molto povera, ma sono felici tutto sommato. I suoi genitori sono sordomuti, ma sanno trasmettere con grandissimo calore, vero, grande affetto, grande umanità. Per cui Pino e Rino non sono scontenti di essere in questa famiglia. Si è freddo, ci si stringe tutti nel lettone ed è un modo per giocare, per stare insieme, per godersi ancora di più l'affetto. Se c'è qualcosa di diverso da mangiare, è sempre condito da tanta fantasia. Questo fino ai 6 anni, l'infanzia è serena. Poi a un bel momento una zia, armata di tanta buona volontà, arriva a casa e propone ai genitori una soluzione alle difficoltà economiche che la famiglia sta attraversando. Perché non mettiamo i bambini in istituto? Avranno una bella struttura in cui vivere, studieranno, avranno il pasto assicurato.
e voi potrete nel frattempo dedicarvi a cercare meglio un lavoro e una sistemazione sociale. La zia è sicuramente animata di buone intenzioni, però questo cambiamento è veramente drastico. Pino, a me colpiva tantissimo il fatto che mamma aveva cucito quei vestitini con tanto amore, arrivati nell'istituto ve li tolgono e li eliminano. E togliere casa, togliere il profumo della casa, togliere l'affetto con cui si era stati vestiti e pettinati con garbo. E soprattutto l'inganno, andiamo a fare una gita, e questa gita si trasforma nell'inizio di un calvario. In questo istituto, diviso in due piani, al primo piano ci sono questi bambini che sono quasi 300, tenuti a bada da educatori, tra virgolette, educatori, in quali in realtà sbarcano il lunario con molta difficoltà. E tu ti chiedi più volte, ma questi educatori fuori da qui saranno anche loro padri e madri? Cureranno i loro figli come dei fiori? Mi colpiva, no? Cioè questo bisogno di delicatezza. Beh, qui nell'istituto questa delicatezza non compare. Nel migliore dei casi compare l'indifferenza di uno degli educatori che si addormenta sul tavolo e che non sa rispondere alle domande dei ragazzi. Nel peggiore dei casi punizioni quasi vessatorie, come se quasi ci si vendicasse di questa infanzia difficile di cui bisogna occuparsi. E quindi paradossalmente l'unico affetto che, di cui si può godere è quello degli anziani del gerocomio, della casa di riposo, che è al piano inferiore. Sono loro che incoraggiano i bambini, che danno loro magari una bibita, una caramella, quei piccoli gesti che potrebbero, no, fare i nonni per questi piccoli. Fino a che, insomma, in Pino viene fuori la voglia di rifarsi una vita in un modo diverso. Non racconto il finale, però il romanzo è delicatissimo perché affronta un tema. Come si dice. Non spoilero, non racconto infatti il finale, però la cosa che colpisce tantissimo è che affronta temi dolorosi. Una mia collega mi diceva: sono stata straziata da questa storia, perché questa storia ti scava dentro, no? Però alla fine quello che a me invece rimane è il messaggio finale: non toccate i bambini, non togliete loro il sorriso, l'abbraccio, l'attenzione, il bene, e domani sicuramente avremo alberi dritti e adulti migliori. Bene, bene. Allora Pino, ecco, ricolleghiamoci subito a queste parole della professoressa, no? Mi sembra che ovviamente ha accolto, ha centrato proprio l'aspetto più importante, o perlomeno uno dei più importanti del tuo libro. Sì. No. Maria Claudia è stata molto brava. La cosa che ci tenevo a dire e che ho risottolineare sono quei 6 anni felici, perché quando si nasce e si è bambini non si ha la capacità del confronto, perciò vivere anche nella miseria è un dato di fatto, che ti sembra che quella sia la vita, però c'erano almeno quella volta, la miseria non era una vergogna, ma era atto di o motivo di grandi solidarietà, dove si mangiava in 2, si mangiava in 5, e questa era una gioia che noi abbiamo appreso da quel passaggio, e poi i giochi infantili e tutto quanto. Poi improvvisamente c'è un ricordo molto molto forte che vivo tuttora: mia madre, che era sordomuta, che alla notte ci metteva le mani sulla gola e ci chiedeva di parlare, a me e mio gemello, e noi parlavamo, e lei dalle vibrazioni si immaginava chissà quali discorsi. Ecco, improvvisamente quelle mani sono sparite, quei discorsi sono spariti. Sono spariti i vestiti, come ha detto Maria Claudia, e sono arrivate le divise nere. Per 7 anni noi indosseremo le divise nere come la vita che ci aspetta, come gli umori che vivremo, e tutto questo fino a non farci diventare alberi dritti, ma alberi storti. Ma non voglio rubare le risposte, però ecco, in quei 300 ragazzi il 70% è diventato albero storto, io compreso. Ecco. E a proposito di metafore, Michele, vai, in questi giorni un po' sono andato a riguardarmi qualche video, qualche intervista
che Pino ha rilasciato qua e là, parlando di sé, dei suoi libri, della sua vita. Ce ne sono tante e alla fine emerge sempre, grazie anche a questo testo, il simbolo la forza simbolica del silenzio, che torna, che ritorna, no? Mi è venuto in mente anche, è morta Monica Vitti un mesetto fa, mi è venuto in mente anche Antonioni, no? Col suo cinema dei silenzi, della profondità, di come possa essere forte anche un silenzio, un non detto, un semplice sguardo. Ecco. Vivere con genitori sordomuti e abituarsi alla gestualità, alla comunicazione facciale e non verbale, ha attratto Pino, per esempio, anche alcune domande dei nostri ragazzi, perché noi dovremmo fare una trasmissione a parte sulle domande degli studenti della rete di scuola Tarantolegge a Pino Roveredo. E si sono scatenati i ragazzi, evidentemente segno evidente del fatto che il libro abbia toccato corde già sensibili per definizione. Immaginiamo poi ragazzi che leggono, mi verrebbe anche da dire ascoltano, perché la tua scrittura si ascolta anche, ha questa grande Assolutamente. capacità, Sì. è bellissima. Ad esempio sul silenzio, su questa forza simbolica, alcuni ti fanno molte domande e poi ce n'è una che ti giro subito, così magari diamo uno spunto, Maria Claudia, per continuare la nostra chiacchierata. I ragazzi mettono VS, come oggi si fa nello sport. L'acqua inesistente contro i 1.000 bicchieri di acqua, no? Qui c'è tanto, c'è tutto, c'è la mancanza e c'è la soddisfazione di un bisogno che risponde ad un bene che era stato negato, no? E tu lo usi come metafora, l'acqua, però metafora non è quando nel luogo in cui poi sei costretto a crescere l'acqua è addirittura razionata. Ecco, dall'Archita in questo caso arriva questa domanda, una tua riflessione su questa dicotomia quasi o su questo incrocio tra l'acqua inesistente che hai dovuto provare tu con tuo fratello, e poi i 1.000 bicchieri d'acqua che erano il ritorno alla gioia, alla vita, alla normalità da sorseggiare, mi viene da dire. A me mi viene voglia di ribaltare questa metafora, di dire che io sono nato e mi sono trovato davanti 1.000 bicchieri d'acqua, perché il fatto di avere due genitori sordomuti si è rivelata poi una grande fortuna per me, nel senso che imparare a parlare con i segni vuol dire costruire, vuol dire guardarsi negli occhi, nessuno può interrompere un dialogo tra i sordomuti. Ed è obbligatorio, come dicevo, guardarsi negli occhi. Io mi ricordo che quando veniva qualcuno a casa nostra e parlava, lo trattavamo come un disturbo. Cosa vuole sta gente che parla, che fa rumore? Per noi il silenzio è stato fondamentale, importante. Io tuttora vivo in certi silenzi. Ad esempio, se guardo un film, mi capita di chiudere il volume e di immaginare quale sia la trama. Scrivo tuttora a mano perché la lingua dei segni mi ha trasmesso quel piacere lì. Poi è arrivato il bicchiere d'acqua, ma dopo aver consumato i 1.000, e questa credo sia la grande beffa, quella di essere sicuri che ci saranno sempre i 1.000 bicchieri e poi improvvisamente ti trovi con un bicchiere solo. Perciò, eccolo, ribaltando appunto, come dicevo, la metafora. Grazie Pino. Mi collego sempre, c'è un'altra domanda dell'Archita, così Ah sì, esauriamo allora sì. questo Alziamo un po' di domande dei sguardo. ragazzi, poi avrei qualche Allora, curiosità da soddisfare Pino ha anche io. parlato dei segni, del linguaggio dei segni. Ecco, sempre dell'Archita ci chiedono qual è il rapporto che c'è tra il silenzio del linguaggio, quindi dei segni, sembra un ossimoro il silenzio del linguaggio, ma con te questo ossimoro funziona evidentemente, e la capacità immaginativa, ci scrivono, della scrittura. Qui entriamo proprio nel profondo, no? Del senso proprio del libro di uno scrittore che parla di sé rivolgendosi agli altri. Tu questa volta hai scritto un libro per ragazzi che però insegna tanto agli adulti, no? E concedimelo il titolo I ragazzi della Via Pascoli non può che non rimandare ai Ragazzi ragazzi, della Via la Pascoli. ragazza della Via Pal, altro grande libro che diceva agli adulti ciò che era dei ragazzi, giusto? Tra l'altro, I ragazzi della Via Pal, come si dice a Napoli, è il primo libro intero che io ho letto in vita mia, ed è stato un grande libro. Vedi, il linguaggio dei segni prevede molta fantasia. Se a Taranto si parla in un modo, a Bari si parla in un altro, a Lecce in un altro ancora, è quasi un dialetto, proprio perché richiede la fantasia, ma soprattutto richiede l'onestà, come dicevo prima, di guardarsi negli occhi. Io oggi, scrivo con quel silenzio, e
e scrivo soprattutto con quei segni, inventandomi o mettendo dentro anche della fantasia, anche se poi parlo sempre di vita vissuta, ma è una fantasia che si immagina magari una vita che prende un altro percorso, come lo è stato per me, che per molti assistenti sociali delle istituzioni ero stato definito persona irrecuperabile, e oggi sono qua che racconto la mia vita, proprio grazie a quel silenzio, a quelle mie riflessioni, e anche, perché no, anche alla fantasia. Ci si salva con la fantasia. Ci si salva con la fantasia, vero? Maria Claudia, ci si salva con la fantasia? Sì, direi proprio di sì. E i ragazzi sono molto colpiti in realtà dagli aspetti proprio concreti della vita, no? Sicuramente la fantasia salva. Sicuramente la fantasia apre e ti fa esplorare mondi altrimenti a cui non potresti mai accedere, no? Però anche i ragazzi si chiedono con quale coraggio, dove si trova l'ispirazione per raccontare tutta questa storia. E in questo mondo di silenzi, come si coltiva il rapporto col fratellino, per esempio, no? Un fratello gemello che dovrebbe essere il tuo specchio. E in questo silenzio, in questo mondo così difficile e così ostile, come si colloca questo rapporto? Ma noi siamo stati quei gemelli, siamo tuttora quei gemelli, dove uno ha i brividi e l'altro ha la febbre, cioè abbiamo vissuto in simbiosi, e improvvisamente in quell'istituto ci hanno staccato. C'era questa grande camerata con le file dei letti bianchi, e lui era tre file più avanti di me. Per la prima volta in vita nostra siamo stati separati, ma una delle ammonizioni che abbiamo avuto all'inizio era quella che era assolutamente vietato piangere, perché i soldati non piangono. E allora sia io che lui abbiamo imparato a piangere in silenzio. Per 7 anni abbiamo pianto in silenzio una distanza, e tuttora io piango, nessuno, credo pochissimi mi hanno visto piangere, ma perché è un pianto in silenzio, è come un seguire le regole. Faccio un altro esempio assolutamente più banale di questo. Per 7 anni in istituto noi abbiamo pranzato e cenato senza l'acqua in tavola, non si è mai capito il perché di questo. E beh, io tuttora non bevo durante i pasti, è un'abitudine che mi è rimasta, una cattiva abitudine che mi è rimasta attaccata dall'istituto. E per quel che riguarda invece mio fratello, c'è un passaggio nel libro dove io non faccio una bella figura, faccio forse la figura del traditore, esprimo un tradimento, nel senso che quando io scappo non mi porto dietro mio fratello, ma lo lascio là nelle mani di quell'ottusità adulta, di quegli assistenti che parlavano con le mani pesanti, in quel cortile dove resisteva la scritta di un credere, obbedire, combattere, vecchia ammonizione fascista che nessuno aveva avuto la premura di cancellare. E per una forma di egoismo o forma di cosa, io me ne andai lasciandolo là. Ecco, quello è stato il secondo distacco della mia vita, un distacco che poi, vabbè, col tempo, con gli anni abbiamo recuperato. Michele, volevi dire qualcosa? Volevo chiederti un paio di cose, spunti di riflessione. Nel tuo libro si parla e tu racconti una condizione di povertà, e la prima cosa che vorrei chiederti è questa: come è cambiata la povertà in questi anni? E poi un'altra cosa, i protagonisti del tuo romanzo, del tuo lavoro, sono i bambini. Ecco, voglio chiederti cosa non dovrebbe mai mancare ad un bambino. Sì, la povertà è cambiata che ci siamo messi le serrature in casa, ci siamo chiusi in casa. Una volta non era così, una volta le porte erano aperte, tu avevi 10 famiglie, potevi andare da qualsiasi parte. Oggi succede che se l'inquilino del quinto piano non risponde per 1 o 2 mesi, ed è morto, nessuno se ne accorge. Ecco, credo che la povertà si sia tagliata molto una gran parte della solidarietà, e soprattutto abbia aggiunto un'indifferenza, che non è un'indifferenza
a volte maleducata, ma è un'indifferenza per difesa, per non occuparsi dei dolori degli altri. Io vi racconto un episodio che mi è successo qua a Trieste. Un giorno feci una telefonata, sbagliai il numero, mi rispose una signora anziana, e io le chiesi scusa, dico mi scusi, ho sbagliato, e lei mi disse: la prego, non chiuda, perché sono 4 mesi che non parlo con nessuno. Da lì è nato un rapporto straordinario, però ecco, credo che la povertà sia diventata anche una povertà d'animo, a differenza di una solidarietà. E invece quel che manca, quello che non bisognerebbe togliere ai bambini, è il diritto di essere spensierati, il diritto di giocare, il diritto di non condividere le nostre tristezze o i nostri, i nostri pesi, i nostri dolori, perché loro non c'entrano niente. Loro hanno il diritto di fare la vita del fiore che si cura ogni giorno un giorno, e non lo si mortifica o non lo si piega appunto con le nostre repressioni. Certo, Pino, io vado avanti, passo ad un'altra scuola, avevo avuto partita. Qui c'è, ho intercettato questa domanda, non so di che scuola. Vai. Questa ragazza, Angelica Pellicoro, che chiede: in una parte del libro, quando appare il personaggio del bambino che dice non pensare ai tuoi genitori prima di andare a dormire, adesso cosa pensi? Ti rimane impressa la voce di quel bambino o i volti e i gesti dei tuoi genitori? No, ringrazio Angelica, ringrazio anche la professoressa Anna che aveva scritto prima un bel saluto. Penso che sì, quel bambino, quando mi aveva suggerito quella soluzione, era un suggerimento per salvarmi, per non morire di tristezza o per non farmi per addolorare di tristezza pensando ai cari che non potevo vedere, che non avrei visto per 7 anni. Oggi penso invece, continuo a pensare ai miei genitori. Io ho perso i miei genitori in 15 giorni di distanza, nel periodo peggiore della mia vita. Io ero uno che si è fatto il carcere, si è fatto rigori psichiatrici, e mio papà, che mi sognava campione del mondo, come tutti i padri, mi ricordo che una volta, una visita in carcere, mi disse, ti prego, non serve che diventi più, non riuscirai più a diventare campione del mondo, diventa almeno una brava persona. Ecco, io da molti anni provo ad essere una brava persona. È vero che quando vinsi il Campiello nel Teatro La Fenice di Venezia, provai a immaginarmi che i miei genitori fossero nelle prime file, per dire agli altri: guardate, questo è mio figlio. Ecco, questi sono piccoli piaceri o piccole fantasie o grandi fantasie che mi concedo perché fanno bene alla salute. Ecco Pino, mi collego, la tua evidentemente anche, non voglio banalizzare, ma è evidentemente una storia di riscatto attraverso la cultura, ed è bellissimo, c'è cultura, cioè attraverso la messa in comune della tua vita, di quello che hai dentro, che racconti scrivendo. Dal Ferraris Quinto Ennio ci chiedono, attraverso Enzo Andrisano della Quarta S, ma sono tante le domande di questo tenore, noi abbiamo sintetizzato e scelto qualcuna. Come mai, si chiede, anziché rimuovere questa esperienza, c'è l'esigenza di raccontarla? Per uno scrittore è normale, ma spiega perché i ragazzi vogliono sapere. Seconda domanda, la leggo, questa è carina. In seguito alla fuga dall'istituto ECA, se ricordo bene, no? Come si chiamava? Ente comunale assistenza. Sì, perfetto. Dopo la fuga c'è stato un episodio. Qual è il fatto che fa riacquistare la tua fiducia nella vita? Riacquistare in te la fiducia nella vita. Sì. No, quando sono uscito dall'istituto, quando sono scappato dall'istituto, la prima cosa è scoppiata la mia rabbia tenuta repressa per 7 anni. Ed era una rabbia molto, molto dura, anche cattiva, tant'è che io sbagliai percorso, trascinato da quella rabbia, e incominciai, come ho scritto nel mio primo libro, le capriole in salita, cioè una vita assolutamente sbagliata. Capirò qual è il valore della vita dopo 20 anni, dopo aver già avuto dei figli. Capire che il senso della vita era un altro, e oggi vivo quel senso della vita da molti anni, occupandomi degli altri,
io lavoro con persone con problemi di tossicodipendenza, AIDS, carcerati e altro, però è un lavoro che faccio in maniera egoista, io ho ricevuto anche molti riconoscimenti su questo, però è una forma egoista di salvarmi salvando, di occuparmi degli altri per occuparmi di me stesso, e questa è stata sicuramente una delle svolte o la svolta importante della mia vita. Certo, l'episodio chiave della... dopo la fuga, diceva io ho una vita da vivere, me la riprendo in mano. Dopo l'impatto, a questo punto mi pare di aver colto, no? L'episodio, sai, è quello che tu esci e non devi più seguire la perfezione delle marce militari, non devi più alzare la mano per chiedere il permesso di parlare, non dici più sì signore non signore, sono tutte ottusità adulte che poi sono rimaste impresse. Improvvisamente potevo sbagliare le righe, potevo vestirmi di celeste, arancione, di giallo, però il pensiero che il primo pensiero che mi ha cambiato la vita, come dicevo prima, è stato un pensiero negativo, è stata l'ammirazione per chi riusciva ad esprimere una rabbia in maniera delinquenziale, detta proprio pari. E da lì, ripeto, ho preso una strada di grande esaltazione, che poi insomma ho pagato in maniera anche molto, molto dura. Però in tutte le parti dove io ho scontato una pena, ho scontato un castigo, sono riuscito, la mia fortuna è stata quella di riuscire a raccogliere qualcosa. Ad esempio in carcere io venivo riconosciuto come Pino Letterato perché ero quel ragazzino che aveva 17 anni e scriveva lettere per gli altri detenuti, si faceva pagare uno o due pacchetti di sigaretta per lettera. A seconda del destinatario, se ricordo bene, sì, l'ho già raccontato questa cosa, sì. Però quello è stata una scuola importante, quella di poter entrare anche negli animi degli altri. Pochi lo sanno, però io ho la quinta elementare, non ho avuto tempo di fare le scuole perché appena uscito sono andato a lavorare. Però la mia fortuna è stata che io amo la lettura e ho letto tantissimo, ma ho letto veramente tanto e continuo a leggere tanto. E ricordo una volta un convegno dove un dottore espose il suo curriculum che durava mezz'ora, no? Di lodi e brodi, come diciamo noi qua. Io quando toccò a me parlare del mio curriculum, ho detto, se volete vi mostro la mia cartella clinica e la mia pedina penale, insomma facciamo prima. No? Però ebbi molto più entusiasmo da parte del pubblico, del dottore, insomma. Vabbè, la dico così. Senti Pino, anche io, informandomi un po' per questa intervista, per questo incontro di oggi pomeriggio, mi sono imbattuto in alcune tue interviste, in una delle quali tu dici di essere un cultore della bora, no? Tu sei di Trieste, quindi che è sferzata molto spesso da questo vento impetuoso. Ecco, come mai questa passione? Allora, intanto vi chiedo, voi siete mai stati a Trieste? Io no. È gravissimo questo. È molto grave. È vero. Girato in porta, però, è parecchio in porta, non mai a Trieste. Sì, è nel mirino post-Covid. Ok. Sì, sì. La bora è quel vento straordinario, per noi triestini, straordinario. Molti hanno paura, non vengono a Trieste perché c'è la bora. La bora innanzitutto si annuncia con un cielo scuro e con una leggera depressione. Tu senti che sta arrivando la bora. E quando scoppia questa bora ti viene un'esaltazione, un'euforia, un'allegria. Io sono molto allegro quando c'è la bora. La bora che è quel vento che porta via le malattie e che ti sconvolge gli indirizzi. Se tu vuoi andare in via Carducci, sei costretto a non andare in via Pascoli, perché la bora ti porta in via Pascoli, non decidi tu dove andare. Ed è una grande libertà meteorologica che a noi triestini, se ce la tolgono, sarebbe davvero un dramma grossissimo. Però venite, perché la bora è uno spettacolo. Ecco, magari il prossimo libro è quella scherzata di bora che ti rimise sull'altra strada, su quella migliore. Assolutamente, bellissima questa cosa qua. Sì, può essere. Io me la scrivo, poi te la giro, però sviluppa la tua, perché sei più bravo. Io al massimo con Michele, Maria Claudia e gli altri possiamo al massimo
Sciroccata. Io uso il tuo suggerimento, sì. E poi ti do il 10% degli incassi, dai. Ah, grazie. Okay. Non vado male. Dai. No. Maria Claudia, no, dai qualche suggerimento. Maria Claudia, ti interrompo perché abbiamo dimenticato, se non erro, di citare l'editore del libro di Pino, Bompiani. Ecco, beh, prima abbiamo dimenticato, chiedo scusa, ma è doveroso. Viva gli editori che pubblicano libri. Infatti, è doveroso. Viva i lettori questo. Che li leggono anche. Certo. Sì. Maria Claudia. Allora, prego, Maria Claudia, scusami se ti ho interrotto. Io stavo dicendo questo, Pino. Tu hai dovuto trovare dentro di te la forza, l'energia, anche la forma per raccontarti. Parlando con i nostri ragazzi oggi, spesso ci raccontano che loro hanno difficoltà a parlare del disagio, a parlare di quello che, per esempio, adesso c'è stato il Covid, no? Per 2 anni sono rimasti chiusi in casa. È un essere sordomuti in qualche modo, che però non ha avuto quell'effetto positivo che ha avuto nei tuoi genitori. Nei tuoi genitori c'è stata questa apertura verso l'esterno, questo cercare la comunicazione, no? La mamma che ti metteva la mano sulla gola, che sentiva e immaginava il tuo mondo. Mentre i nostri ragazzi di fronte a un monitor spesso ci hanno raccontato di avere un'enorme difficoltà a parlare, soprattutto delle loro difficoltà. Hanno spessissimo i nostri ragazzi di oggi paura di essere giudicati, paura di non rispondere alle aspettative della famiglia, all'aspettativa dei professori, all'aspettativa dei compagni, del gruppo dei pari, no? Quindi cosa puoi raccontare tu, che sei un campione di questo? Di questa superazione di ostacoli. Intanto hanno ragione di avere riguardo di parlare del disagio, perché qui siamo in un paese dove è difficile parlare del disagio. Ti faccio un esempio. Io ho girato le scuole di tutta Italia e continuo a farlo adesso che sta smettendo questo benedetto Covid. Se un ragazzo fa una domanda sulle sostanze, immediatamente viene puntato. Perché fa quella domanda? E viene sospettato. Allora c'è questa paura, questa remora di chiedere delle spiegazioni. Io da alcuni anni mi sono inventato, non è una grande invenzione, è un progetto che si chiama Libertà di Parola. Io vado nelle scuole, ma vado nelle aule, non nelle aule magne, classe per classe, e chiedo cortesemente ai docenti di uscire. Poi incomincio a parlare 10 minuti e racconto che sono stato in carcere. A volte ho anche dei ritorni entusiasti, che bello, che bravo, no? Tutte cose qua. O che figo, insomma, ancora meglio. L'imprevedibilità dei ragazzi, ma voi certo. Poi tutti lavori, no? Li metti in carreggiata, è chiaro. E poi distribuisco dei piccoli bigliettini e faccio delle domande e loro devono rispondere in forma anonima. Queste risposte poi non si possono contestare, perché se no non sarebbe libertà di parola, e vengono fuori veramente delle bombe fortissime, soprattutto quando si parla di disagio. Ad esempio, una delle domande che gli mette più in difficoltà è quando gli chiedo raccontatemi l'ultimo abbraccio che avete dato o ricevuto. È una guerra. Sembra che per molti l'abbraccio è quasi una cosa imbarazzante, sì. O non esiste. Qualcuno mi risponde: ho abbracciato il mio cane, no? E questa cosa dell'affettività è assolutamente fondamentale per parlare, sì, con i ragazzi, o per comunicare, o per aprire delle vie o degli spiragli per poter comunicare con loro. Altrimenti diventano tutte scatole chiuse, come ha detto Maria Claudia. Sì. E poi tu hai parlato altre volte anche del teatro, vero Pino? Di come hai usato il teatro in certi frangenti, no? Mm-hmm. Sì, l'ho fatto anche a Taranto, tra l'altro. Sì. Sì, mi sono inventato questa compagnia, la compagnia Instabile. Cioè, in questi anni saranno passati 600 ragazzi, ragazzi con problemi di tossicodipendenza. E ricordo che nelle prime rappresentazioni si chiedevano chi è il tossico, chi è questo, chi è quell'altro, anche perché in questa compagnia io ho messo anche i miei figli, ho messo degli operatori, degli studenti, e la bellezza era che tutti potevamo essere tossici o tutti potevamo essere sani, no? Cioè togliere via assolutamente questa libidine del distinguo.
E quel teatro non ha salvato le persone, ma sicuramente gli ha dato una grossa spinta. E molti di quei ragazzi oggi sono mariti, sono mogli, sono madri, e sono figli. Questo per dire che non il teatro, ma la cultura è assolutamente un'arma di salvezza straordinaria, e noi dovremmo usarla di più, questa cultura, e non essere sbrigativi, avere pazienza. Faccio l'ultimo esempio. Se io incontro un ragazzo che ha problemi di sostanze o di tossicodipendenza, gli chiedo cosa ti piace fare. Se lui mi dice mi piace suonare un tamburo, io comincio a fare un corso di tamburo, perché bisogna aggrapparsi alle piccole passioni che gli rimangono per poi fare diventare una passione la vita o il percorso della loro storia. Allora, io approfitto, faccio un terzo slot di domande, Michele. Sì, sì, vai. Abbiamo detto Archita, Ferraris, Maria Pia. Sono tante le scuole, Pino, bisogna avere un po' di pazienza, ma è bellissimo. Io ce l'ho tanta. Allora, Maria Pia, abbiamo una domanda di Andrea Pratico, di Sharon Russo e tante altre. Ne ho prese due. La prima è: se non avesse fatto queste esperienze, questa è carina, eh? Pino Rovereto sarebbe diventato comunque uno scrittore? La seconda, sì. Già un po' hai risposto, però te la giro. Vista una vicenda così complessa e delicata, dove alla fine ha trovato la forza di dire beh, adesso è il momento di scriverla? Allora, sarei diventato lo stesso uno scrittore, però avrei vissuto 7 anni in più. Io continuo a ribadire che mi mancano 7 anni della mia vita. Questa mi è venuta in mente guardando un vecchio documentario in TV che riguardava i pastori di Nuoro, no? Vanno a intervistare un vecchio, ma proprio vecchio, sembrava un centenario, e gli chiesero quanti anni aveva, cioè una domanda non opportuna sicuramente, però lui disse 65 anni, ma come 65? Sì, mi dicono 90, però ho fatto 25 anni di carcere innocente e me li tolgono, perciò lui non contava quegli anni là. Li ha condonati. Sì, sì, perciò mi mancano quei 7 anni. Per come si è svolta, cambiata la mia vita, come sono diventato quello che sono, insomma, la persona che è molto interessata e molto attiva, c'è un episodio che riguarda un mio ricovero in una sezione ecologia di Trieste, dove io ero andato per fare la solita ripulita e poi ributtarmi nella mia dipendenza alcolica. E ricordo che uno dei miei figli aveva 2 anni, 1 anno e mezzo, entrò un sabato pomeriggio, entrò in questo salone del visite e lo vidi che camminava con un po' di difficoltà, logicamente, e per la prima volta dissi quello che non avevo il coraggio di dirmi o di confessarmi. Scusate la parola, ma questa è... che cazzo c'entra lui? Questa sembra una parola detta così, buttata lì, invece quella parola è stata l'aggancio per afferrare un'altra vita e per vivere un'altra cronaca, perciò i miei figli sono stati la mia salvezza, e da lì è un continuare a aggrapparmi a quel gancio. Io posso farti una domanda? Perché voglio rimanere, questa è mia, perché mentre parlavi stavo pensando a una cosa. È una domanda che si può fare soltanto a uno scrittore, a nessun altro, al massimo un cronista, come diceva Umberto Eco, alla fine il cronista è lo storico di un istante, no? Però tu sei storico di te stesso, soprattutto grazie anche a questo tipo di libro, l'ultimo libro. Tu ti ritieni la bella copia di te stesso e l'altro la brutta copia, o non c'è mai questa netta separazione nella vicenda umana? No, no, c'è un'assoluta convivenza, c'è un'assoluta convivenza. Per farti un esempio, io tuttora lavoro nelle carceri, sono passati tantissimi anni, ancora oggi, e sono stato ieri, quando entro il rumore dei cancelli, il rumore delle serrature mi crea un certo effetto, che è lo stesso effetto che avevo quando ero persona detenuta. Posto che i detenuti non sono brutte copie, anzi... Anzi, sì, 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 sia chiaro, rispetto al lavoro delle carceri, che nessuno possa fare una bella copia se si dimentica delle brutte copie. Io parlavo allo scrittore, certo. Sì, 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 assolutamente. Certo. No, anzi, c'è un lavoro, un percorso grande, graduale e quotidiano che nelle carceri viene effettuato di riconversione e di recupero, che va rispettato,
ed è proprio molto intenso, in questi giorni a Taranto è stata ricordata un'associazione che opera proprio nel mondo carcerario e che ha festeggiato i 30 anni di attività. Grande lavoro, noi e voi. No, ma io parlavo allo scrittore, cioè lui parla di sé di un prima e di un dopo, no? Poi per altro, ma la mia brutta copia della propria è una metafora dello scrittore. Che serve però ti faccio un esempio. Io ho avuto la sfortuna, che poi si è rivelata fortuna, di vivere un ricovero psichiatrico pre-basagliano. Trieste è nata Basaglia ed è nata la rivoluzione basagliana. Io in quel luogo sono stato 2 mesi, perché anche chi aveva un alcolismo agitato e veniva portato in manicomio. E ricordo di aver all'inizio con grande timore, con grande anche paura, perché i pazzi mi avevano raccontato che erano persone molto pericolose, bisognava stare attenti. Invece è nata una sintonia straordinaria, un'amicizia meravigliosa, proprio perché loro non conoscono il compromesso, non conoscevano il compromesso e non li potevi comprare, loro non sapevano vendersi e tutto quello che veniva era assolutamente vero, spontaneo. E io lì ho imparato ad abbracciare, lì ho imparato anche storie d'amore, lì ho pianto quando ho dovuto uscire da quel posto, anche se poi dedicherò Ballando con Cecilia, che è uno dei miei romanzi, a queste persone qua. E tuttora mi girano nella mia storia, mi girano anche nel mio presente, pur essendo storia del passato, e sarà sicuramente storia anche del mio futuro. Pino, l'Istituto Calò è un liceo artistico Calò, mi correggo, non poteva che fare una domanda sulla copertina, cioè ci sta, no? I ragazzi lavorano sull'immagine, sulla bellezza, sulla grafica, sulla rappresentazione. E si chiedono la scelta di una copertina coloratissima e dal tratto quasi fiabesco, raffigurante una Trieste da cartolina, quasi in contrapposizione con la durezza, no? Di questa storia raccontata, con le emozioni forti che trasferisce. È casuale, ponderata, è una scelta istintiva, razionale? È assolutamente casuale, perché l'autore ha molti diritti sulla censura o sui tagli, può discutere. Non può discutere sulla copertina, la copertina è proprietà dell'editore, però c'è un confronto su qualche bozza, però almeno c'è una selezione, e qui è rappresentata una Trieste, ma post Bora, quando è appena finita la Bora, dove ritornano i colori e ritorna l'allegria, l'ironia che hanno i triestini o che ha Trieste, insomma, che è un'ironia che salva. Sì, perché i ragazzi hanno notato questa quasi distonia, ma distonia alla fine non è. L'Iside si chiede l'emozione della scrittura, che si prova scrivendo di sé, soprattutto quando queste pagine poi sono di carichi di sofferenza, di malinconia e di... Che si prova? Cioè, si chiedono proprio i ragazzi. Ma ne parlavo ieri con una persona, un professore, io scrivo i libri, ho la fortuna o sfortuna, non lo so se un bene o un male, di scriverli in maniera assolutamente veloce. Io un romanzo lo scrivo in 2 o 3 mesi, ed è come un tema in classe, lo scrivo, poi lo chiudo e non voglio più leggerlo. Io non ho mai più letto i miei romanzi o i miei scritti, però poi mi succede di andare a fare qualche presentazione, di trovare qualche attore che legge dei passaggi e dico... Dio santo, ma che ben scritta sta parte qua, no, questo pezzo. Cioè, non mi rendo neanche conto di averlo scritto io. No? Sì, certo. Ed è credo che sia questa la bellezza, prego, no? Prego, no, prego, scusate. Ho finito. Ok, ultima domanda che mi risulti. Poi c'è una scuola ancora che non mi ha inviato domande. Siamo ancora in tempo, ragazzi, professoresse. Allora, Pitagora, storico istituto tecnico commerciale tarantino, come sono storiche tutte queste scuole che hanno creato da anni una rete veramente fenomenale sul piano della cultura e della divulgazione. Dal Pitagora si chiedono quale sia il valore simbolico, vanno al di là, anzi entrano, vogliono che diventi metafora. Il fatto di aver avuto genitori sordomuti è un valore anche simbolico, non solo realistico per questo tuo romanzo, per la tua vicenda personale? Sì, simbolico è profondamente affettivo. Io, ad esempio, con mio fratello
Adesso a Trieste mi è difficile perché mi conoscono tutti, però se ci capita di andare in qualche parte, qualche gita così, noi ci fermiamo nei locali e io e mio fratello cominciamo a parlare con la lingua dei segni, no? Ma stiamo anche un'ora a parlare, ci dimentichiamo del mondo, ma questo è sicuramente uno stile del linguaggio dei segni, che ti dimentichi chi ti circonda, non è più indispensabile. E noi parliamo anche un'ora, e quando eravamo più giovani, non adesso, avevamo anche dei passaggi di grande pietà verso e che parlano, no, con la lingua dei segni, queste cose qua. E poi a voce chiedevamo il conto e questi si sorprendevano come se fosse un miracolo, no, che noi avessimo riacquistato la voce. Però sono una delle bellezze che noi possiamo concederci. E anche il fatto, come dicevo prima, della TV spenta. Io ricordo che mia madre guardava i film nel primo e secondo canale, c'erano due canali solo, lei guardava i film e a volte migliorava anche la trama, cioè la sconvolgeva completamente, a volte anche migliorandola, e questo è un uso che faccio io, perché i sordomuti hanno una grande capacità di leggere ad esempio i labiali, e questa è una delle mie passioni. Io inforco gli occhiali da solo, se sono in treno o in qualche luogo, in qualche sala d'aspetto, io provo a interpretare il dialogo o le parole delle persone. Insomma, se lo sentono i servizi segreti potrebbero decidere. Io ho proposto di insegnare la lingua dei segni in carcere e mi hanno detto di no. Rischioso. Senti Pino, ci puoi tratteggiare il personaggio di Giuliana? Perché è un cameo bellissimo quello di Giuliana, l'amore tenero, no? La tua Beatrice, forse potremmo dire. Giuliana mi ha fatto conoscere la prima bellezza della vita, il primo batticuore. Insomma, il batticuore a 10 anni è straordinario, perché a 10 anni pensi subito di sposarti, di fare tanti figli, di mettere su casa, no? E Giuliana, con Giuliana io dovevo sposarmi, dovevo avere tanti figli, lei non lo sapeva, però era un pensiero mio. E Giuliana mi ha regalato anche il primo dolore. A 10 anni lei se n'è andata per una malattia fulminante, e lì ho conosciuto il dolore della scomparsa, il dolore del mai più. Però quel mai più io l'ho trasformato in presenza fissa, tutti i dolori o tutte le cose, ahimè, tristi, mi ricordano il viaggio di Giuliana, il viaggio ingiusto di Giuliana, però anche le cose belle o gli attimi d'amore o gli attimi, Giuliana mi ritorna. Questo per dire, come ne parlavamo prima, che dalle brutte copie tu puoi ottenere anche delle belle copie e ci puoi vivere. Come torna mio padre, mia madre, torna Giuliana e tanti altri che non ci sono più. Pino, un'ultima considerazione, poi penso che ci avviamo a chiusura di questo incontro. Tu sei stato, forse lo fai ancora, l'operatore di strada, no? E quindi hai tuttora. Incontri e ti confronti con tante situazioni difficili, con tante realtà molto difficili. Ecco, si può dare una definizione del disagio? Qual è, secondo te, in questo momento storico? È una stupida etichetta il disagio, un'etichetta per marcare o marchiare una vita difficile. Spesso oggi il disagio viene citato ma non viene affrontato. Molti ragazzi o molte persone vengono assolutamente abbandonate al loro destino, oppure vengono caricati di metadone o di psicofarmaci della serie non rompete le scatole, però non c'è più il coraggio o la forza o la voglia di affrontare un percorso con queste persone. Io tra l'altro ho lavorato per mesi a Scampia, ho avuto anche l'onore e la bellezza di lavorare con Don Gallo e Don Ciotti. Io ricordo che con Don Luigi pensavamo sempre a tavola che saremmo disposti a pagare 10 sconfitte per una vittoria, no? Che sarebbe una media straordinaria. A volte ci riesce, a volte purtroppo paghiamo anche 20-30 sconfitte prima di ottenere una vittoria, e questo dovrebbe far fermare, far pensare la gente, anche perché la disgrazia non ha mete prestabilite, no? E quando ti assale, se non la conosci, ti fa 100 volte più male.
Bene, allora io penso che con queste parole di Pino Roveredo possiamo chiudere questo Io incontro. posso dire solo una cosa che mi Prego. prende. Io volevo abbracciare la professoressa Lucia, perché io e la professoressa stiamo affrontando la stessa battaglia. Io sono malato, sono. C'è un tumore da 2 anni, un tumore che io chiamo una tigre, che non mi permette di addormentarmi, ma che devo stare sempre sveglio a combatterla, e vinciamo, vinco, e sono sicuro che anche Lucia vincerà, ci potremo riabbracciare, e sarà un'altra bella storia da raccontare. Sicuramente ci uniamo all'abbraccio della nostra Grazie, grande grazie. amica e Bellissime prof. parole che ovviamente condividiamo al 100%, e quindi salutiamo anche noi, ci uniamo anche noi al saluto a Lucia, a tutte le persone, ai ragazzi che ci hanno seguito anche questo pomeriggio, Tutte le prof, a tutte le prof e le alle scuole. professoresse. E quindi Pino, grazie a te per Grazie a questa voi. E bella chiacchierata. mi raccomando, mantenetevi così. Sì. Grazie. Ok? Anche tu, vediamo Certo, bene forte. e ti Guarda, perché verremo, l'attività di Trieste ce lo siamo segnato, ti verremo presto a sì. Se trovare a Trieste, perché è no una vi vengo a città. prendere, se no vi Sì, vengo a sì. prendere, va bene? Va bene, Un saluto promesso. ai Allora, ragazzi. ciao ragazzi, alla prossima. grazie. Ciao, Ciao, grazie. ragazzi, buon Ciao, pomeriggio, continuate a grazie. seguire i nostri canali social e il nostro sito Comprate i libri e www. leggeteli. Comprate i libri Sì, e sì. leggeteli. Comprate i Ok. libri e leggeteli e leggete anche laringhiera.net. Se Grazie, buona capita. serata. Ciao. Ciao, Ciao. grazie. Ciao, 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 grazie. ciao, ciao. Ciao.